Salve a tutti ragazzi, qui è Mara e oggi faccio questo video di Minecraft per insegnarvi alcune cose sulla modalità estrema di Minecraft. Faccio questo video soprattutto per Dukepol, che ha iniziato da poco a fare l'hardcore. Allora, la primissima cosa che volevo dire è quella faccenda del colpo critico. Vedo che nei suoi video sta sempre a saltare e cerca di fargli il colpo critico agli animali e ai mob aggressivi. La cosa da dire è che se non si ha la spada di ferro è inutile, perché anche... Oddio, aspettate, faccio nascere un'altra mucca per farvi vedere quel che dico. Allora, intanto spiego bene. Se ho la spada di ferro mi basta un colpo critico per uccidere gli animali, mentre con quella di pietra due colpi critici, ma con quella di pietra basta anche due colpi normali, se non sono critici, a ucciderlo. Quindi è inutile che ti metti lì a saltare così come un deficiente. Se non hai quella di ferro è inutile. Chiudi. Allora, vuoi scopare? Bravi. Ok, ora vi faccio vedere. Allora, guarda, colpo critico. Fermo, fermo. E di nuovo colpo critico ed è morto. Allora, se non scappi tu magari, grazie. Facciamo la stessa cosa, vi faccio vedere. Facciamo fermo. Ok, vedete, sempre due colpi normali, quindi è inutile. Invece con la spada di ferro basta un colpo critico per ucciderla. Ora sacrifico una pecora per farvi vedere, guarda. Colpo critico ed è subito morta. Invece due colpi senza il critico, anche con quella di ferro, e due con questo. Ma anche se provate a fare due critici con questo, cioè, uccido lo stesso con due critici. Un'altra cosa, giusto che sta avvenendo notte, sono i creeper, che vedo sempre che la gente colpisce il creeper, cerca di scappare oppure fa il colpo quello in corsa per spingerlo più lontano. Questa è un po' una cazzata, perché il modo più semplice per uccidere i creeper è rimanere fermi immobili e fare così con la spada. Infatti non verranno, cioè non stanno abbastanza vicini per innescare l'esplosione. Invece se voi colpite e vi muovete, loro scoppieranno. Se siete proprio fortunati riuscirete a fare mettere la detonazione, si vuol dire. Questa... Oddio, mi si è rotta la spada, mi sa. No, ok. Questa cosa è anche per gli zombie e i ragni, però per i ragni è un po' più difficile perché saltano, mentre per gli arcieri il modo più facile è corrigli appresso a tutta velocità e colpirlo continuamente senza fare lo sprint, se no quando lo colpite la prima volta quello vola via. Ora se troviamo un creeper vi faccio vedere. Andiamo un pochino in giro. Ah, quella cosa del colpo critico sui polli è inutile perché morirà sempre con un colpo, sia che critico che non. Quindi, vedete, basta un colpo. Ah, ho visto un creeper qui sopra. Dove sei? Un Enderman. Perfetto, guardate. Il creeper ci viene addosso. Noi stiamo fermi immobili e colpiamo. Vedete? Muore. Così. Molto molto facile. Poi un'altra cosa che voglio dire adesso con il nuovo aggiornamento. Ok, mi ero perso la casa. Con il nuovo aggiornamento i zombie in hard possono rompere le porte, quindi anche in hardcore, dato che è bloccata su hard. La cosa migliore da fare è o farsi una casa sottoterra con le botole, che per salire su con le botole e le scale, oppure farsene in aria o su degli alberi, soprattutto quelli della giungla. Oppure se volete una casa così a piano terra come la mia, dovete escogitare un sistema di sicurezza agli zombie. E io ho inventato questo con i pistoni. Come potete vedere non si può né uscire né entrare, quindi i zombie si accalcheranno qui cercando di colpirci o di passare, ma non possono. Oppure un'altra cosa più semplice, se non volete usare le slime ball, è semplicemente mettere due pistoni davanti alla porta con una leva. I pistoni si alzeranno di quel mezzo blocco qui davanti e non gli sarà possibile sfondare la porta. Per questo video è tutto, spero che Duke tu lo guardi e sfrutterai i miei consigli. Ciao a tutti, al prossimo video.